Allerta intimidazione ai commercianti, bombe carte nei quartieri della città, un'escalation che preoccupa e richiama alla memoria il periodo buio del racket delle estorsioni a Siracusa. Per fare il punto sul fenomeno si sono riuniti i presidenti di circoscrizione. Proprio ieri voi avete fatto il punto su questo stato di tensione che riguarda la possibilità di bombe messe qua e là. Sì, è tutto quello che sta accadendo in questi giorni, cioè, non c'è un senso se non che la criminalità vuole farsi sentire a Siracusa, dove per un po' di tempo non si era sentita un po'. E noi diamo piena solidarietà al sindaco e alle attività che hanno subito questi danni. E ci mettiamo a disposizione con chiunque abbia bisogno di un supporto morale per essere collegati poi alle varie associazioni, che sono tantissime, dove sono disponibilissimi a dare un aiuto soprattutto morale. Sono nuovi i quartieri di Siracusa, quindi il discorso riguarda tutti i quartieri. In qualche modo Ortigia e il quartiere di Santa Lucia sono gemelle in qualche maniera, però il problema riguarda tutti. Neanche a farlo apposta, mentre che ci dovevamo riunire, abbiamo saputo che anche al sindaco di Siracusa e quindi alla famiglia era stata, diciamo, presa di mira la sua auto. Cosa è venuto fuori dalla riunione di ieri? Allora, innanzitutto ci siamo confrontati con un'associazione sempre anti-racket, e quindi ci siamo messi d'accordo che venerdì sera alle 19 dovremmo avere un'altra riunione con altre associazioni, perché vorremmo vedere di mobilitarci un po' tutti, quelle che sono le istituzioni, in questo caso noi, e insieme alle associazioni anti-racket, per organizzare qualcosa a sostegno delle forze dell'ordine. La città di Siracusa viene interessata da una escalation di violenza e di attentati dinamitardi che coinvolgono le attività commerciali. I quartieri si schierano contro questa forma di violenza, e la società civile non può tollerare episodi simili che si verificano all'interno della città, nella speranza che la magistratura e gli organi competenti riescano a risolvere immediatamente il problema e porre fine a questi episodi.